giardino dei ciliegi al Teatro Giacosa. È una sfida portare in scena un lavoro che va in scena da più di un secolo e quindi bisogna cercare di dare qualcosa di nuovo. Qual è il nuovo che possono aspettarsi gli spettatori poridiesi di questo lavoro? Ma io credo che la vera sfida sia proprio metterlo in scena, nel senso che i nostri tempi ci raccontano sempre di più qualcosa di pratico, qualcosa di difficile. Oggi è difficile produrre uno spettacolo con 12 attori, con una complessità e anche i grandi teatri, i teatri nazionali, gli ex teatri stabili fanno fatica. Credo che la grande sfida, credo già vinta in partenza, sia quella di essere arrivati con un nuovo spettacolo, uno spettacolo complesso, uno spettacolo con tanti attori e tutti attori bravi, tutti attori di livello nazionale, arrivano da tutta Italia, quindi credo che questa sia già la grande sfida. Poi Il Giardino dei Ciliegi è un testo così complesso, così meraviglioso, che dire, non credo sia giusto cercare il nuovo. Il giardino in qualche modo siamo noi, quello che finisce, quello che va a mancare, quello che a volte non ci accorgiamo ma finisce nella nostra vita. Quindi credo che la grande sfida sia, e poi sarà il pubblico poridiese a dire se l'abbiamo vinto o no, parlare a questo pubblico, a un pubblico nuovo, su un tema che è universale, non è mai vecchio. Che cosa quindi rimane della nostra vita e qual è il giardino che andrà venduto e che poi insomma ci farà pensare, no? Questo. Quindi in sostanza l'importanza della memoria è uno dei messaggi forti che lancia il giardino. Sì, anche nella nostra vita non tutto rimane, anzi la maggior parte delle cose finiscono e anche noi abbiamo un percorso che ogni tanto è bene ricordarcelo, avrà una fine. Questo non è tanto il senso della vita, ma il gusto della vita. E quindi spero che poi il pubblico iporediese possa uscire da questo giardino con un pensiero in più, rinnovato e anche estasiato per quello che ha visto. Una compagnia numerosa e anche tendenzialmente giovane. Beh, è una compagnia composita, abbiamo dei giovani, dei grandi giovani di valore che escono dalle principali scuole, ma abbiamo anche, oltre a Laura Curino, tra le protagoniste, abbiamo anche dei grandi vecchi del teatro, i vecchi che hanno fatto il grande teatro, quello che sempre meno vediamo sulla scena. Ma lavorarci insieme è stato anche per me magnifico, perché sono grandi attori, abituati al grande teatro e anche alla grande pazienza, alla grande armonia e anche ai grandi discorsi che insomma, poi ci si fa in quinta e non solo davanti alla scena. Ecco. Quindi si arriva alla vigilia della prima nazionale qui al Teatro Giacosa con un percorso che chiaramente parte da lontano. Questo giardino che andrà in scena venerdì e sabato su questo palco è quello che avevate pensato inizialmente o c'è stato qualche cambio di rotta? No, insomma, è una bella domanda. In realtà il regista arriva sempre molto preparato e sa sempre cosa fare e quale sarà la direzione. Poi, come accade nell'amicizia, nell'amore, gli incontri per forza di cosa cambiano. A volte incidono meno, a volte di più. Io credo che rispetto all'idea di partenza, comunque accolta, è quella che poi andremo a vedere, c'è stata la novità di tanti incontri, davvero tutti importanti, con questi attori che, ribadisco, compongono una compagnia eccezionale. Sì, alla fine lo spettacolo è il prodotto di questi incontri. Abbiamo lavorato tantissimo, 40 giorni di prova, è qualcosa che ancora oggi possiamo dire un lusso in teatro, dove a volte con 25-30 giorni sbrigativi, quando va bene, si riesce a mettere in scena. 40 giorni in residenza, quindi sempre insieme, abbiamo mangiato insieme, abbiamo alloggiato nello stesso posto per tanti giorni. Credo che alla base ci sia tanto, ora questo giardino deve liberarsi e deve fiorire davanti al pubblico.
E la speranza è che il pubblico esca in qualche maniera cambiato dopo aver visto questo spettacolo? Beh, è la speranza di tutti i lavori di teatro, no? Oppure di tutte le opere d'arte, oppure delle musiche che uno compone, sì, davanti all'arte che qualcosa ci tocchi e che ci lasci, e che sì, in qualche modo quando va bene ci cambi, o quantomeno ci colpisca. Poi le cose non sempre ci colpiscono subito. A volte le cose ci colpiscono, ma noi non ce ne accorgiamo. E ognuno ha i propri tempi, ognuno ha i propri percorsi e ha le proprie barriere, e però inevitabilmente il seme a un certo punto, quando meno te l'accorgi e quando meno stai a guardare, ti dà la piantina. Io ho comprato la proprietà dove mio padre e mio nonno erano schiavi. Nemmeno in cucina potevano farci vedere! Musica! Forza! Musica, suonate! Venite a vedere! Vi voglio sentire! Musica! Laura Corino, questo Giardino dei Ciliegi corona un sogno che coltivavate da tempo, tu e Corrado Delia, di lavorare assieme. Sì, da tanto tempo, io seguo il lavoro di Corrado da molto, mi piace tantissimo, mi piace il modo che ha lui come attore, perché è uno splendido attore, e mi piace la sicurezza di direzione che ha come regista. Nessuna angheria, ma nessuna concessione allo sciocchezzaio, alla superficialità. È una persona profonda, che sa quello che vuole e che lo trasmette, e quindi uno cerca di assecondare un pensiero, perché poi siamo molti in scena ed è determinante avere una linea a cui rapportarsi, anche per cambiarla, perché accoglie molto bene le proposte sempre. E quindi sono proprio tanti anni, da quando proprio al Teatro Libero andai in scena con Camillo Olivetti. È un bel teatro, bisogna prendere l'ascensore a Milano per raggiungerlo. Certo, non è bello come questo di Ivrea, però ha una forte personalità. Ecco, visto che abbiamo citato i lavori sugli Olivetti, Laura Corino molto spesso lavora sui monologhi. Qua invece si confronta con una compagnia numerosa, c'è proprio un cambio di registro. Allora, di solito il mio desiderio è lavorare 2 anni sui miei monologhi e i 2 anni successivi in compagnia, per più ragioni. L'una, perché il tempo della tournée è di solito il tempo che adopero per scrivere, perché il tempo della scrittura non è mai un tempo, in Italia almeno, riconosciuto. Cioè, tu scrivi e scrivi gratuitamente, poi speri che qualcuno ti produca lo spettacolo. È molto molto difficile avere dei lavori su commissione, qualche volta col piccolo teatro li ho avuti ed è stato molto importante. Quindi 2 anni, 2 anni. Ma non solo per questo, perché un attore, in genere una persona, cresce nel rapporto con gli altri. Io posso cantarmela, suonarmela da sola e ripeterò dei moduli, rinnovandoli attraverso l'incontro col pubblico e con le diverse città dove lo porto in scena, ma sulle tavole del palcoscenico il rinnovamento avviene attraverso il rapporto con altri artisti, e quindi è indispensabile. Diciamo poi che i monologhi in questi anni hanno tenuto aperti i teatri che avrebbero chiuso, perché sono anche delle produzioni, come dire, costano poco e rendono tanto. Per me il racconto resta fondamentale nella mia formazione e anche nel mio piacere, ma sono un'attrice, mi piace fare gli altri. Non solo un'attrice, perché in questi giorni ha assunto anche la direzione artistica del Teatro Giacosa, del Contatto del Canavese, quindi un punto di arrivo, abbiamo detto, questo lavorare con Corrado Delia, un punto di partenza, questa nuova avventura più manageriale. È sicuramente un punto di partenza, ma lasciatemi dire che per me è stata una sorpresa, perché tutto è accaduto davvero miracolosamente, ma è stato un punto d'arrivo emotivo fortissimo, perché questa città la amo molto,
mi ha dato molto e spero di aver restituito con i racconti che ho fatto. È un luogo, è forse l'unico luogo in Italia dove essere nominata direttore artistico mi dà un'emozione così forte, perché è come se la città mi avesse accettata come una dei loro. Tornando al giardino dei ciliegi, il tempo, la perdita, i ricordi sono tre temi dominanti di questo lavoro. Quale hai sentito più forte nelle tue corde? Credo la perdita. La perdita del mondo. Oggi la perdita del mondo è qualcosa che mi commuove. Stiamo perdendo molte cose. Adesso le notizie sullo Yemen, per esempio, queste città meravigliose distrutte. La perdita del mondo è, come diceva Corrado, inevitabile, singolarmente. Cioè, ci perdiamo, ragazzi, polvere siamo, ma non è inevitabile collettivamente. Ecco, se qualcosa, questo spettacolo mi muove, è la riflessione sul taglio del giardino, sulla perdita del giardino. Qualsiasi cosa questo giardino rappresenti, un luogo reale, un giardino, una città, ma anche relazioni, affetti, conquiste che la società civile ha fatto fino ad adesso, tutto questo resta nella mia mente. Sul palco resta una magnifica storia scritta da Chekhov in modo magistrale, per questo poi ancora adesso la mettiamo in scena. Quindi i livelli di lettura sono tanti, poi nel cuore te ne tieni uno. Per me questo della perdita del mondo è forte, perché se potessi anche solo attraverso la visione del giardino evitare che qualcuno tagli quell'albero lì, là in fondo, forse sarei arrivata a comunicare quello che penso. Ecco, due serate qui a Ivrea e poi qual è il destino di questo lavoro? Ci sono già dei programmi? Dunque, intanto andiamo a Biella il giorno successivo, anche per sperimentare spazi diversi. E poi ci si augura l'anno prossimo di partire per una tournée. Lo spettacolo lo merita, è una specie di miracolo, perché è vero che quello che si dice 40 giorni sono tanti, ma recentemente ho letto il diario della tempesta di Strehler, che è stato allestito in 6 mesi. Ora questi sono tempi inimmaginabili. Ma questo miracolo di persone così diverse, tutti solisti grandi, a livelli diversi di età, ma veramente bravissimi, è raro sui palcoscenici italiani, e Ivrea il Giacosa può essere molto contento di averlo prodotto. Per cui ci si augura, poi io sono scaramantica, io dico sempre sì, ma forse poi nel frattempo cerco il ferro e il legno. Noi il ferro e gli francesi toccano il legno, adesso qua il legno non so se c'è, ah sì, il pavimento. E quindi mi auguro che avrà una tournée lunga e generosa, perché lo spettacolo lo merita.